siamo chiamati ad interiorizzare per poter vivere davvero nella vita che ci siamo portati. Vogliamo disporci a questa celebrazione, cogliendo l'importanza di questo giorno e purificandoci anche di tutto ciò che in questo momento ci impedisce di ricevere il dono di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce. Lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte in diversi modi, nei tempi antichi, aveva parlato il Padre per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro. Entriamo secondo Giovanni. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia. Gloria come il centro, appunto, del tempo, dello spazio. Cosa significa però oggi per noi qui celebrare il Natale? Abbiamo ascoltato le letture, la prima lettura invita alla gioia, perché oggi noi ascoltiamo una buona notizia, poi la seconda lettura ci dice che Dio per tanto tempo, prima di Gesù, ha parlato attraverso i profeti, ma a un certo punto ha parlato.
perfetta della nostra fede, che ottenga a tutti gli uomini il dono natalizio della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore aumentati nella speranza della risurrezione. E tutti che si assumono le sì, ecco, a tempo pieno però, grazie, sei volontario. Buon Natale. E tu, ciao, cos'è che hai? Ti regali un... La borsa di Don Angelo. Sei volontario, guarda, come prima di... Sente che siete invitati a pranzo, devo rivolgervi un saluto molto cordiale, un augurio di questa festa del Santo Natale. Seduti, io vi ho ricordato celebrando la messa in cattedrale, ma vi ricordo anche qui oggi facendo a voi tanti tanti auguri di avere sempre tanta fiducia, tanta speranza. Ecco. Nello stesso tempo Ministro dell'Economia e Cambi per No, 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 no,